solfiti sono conservanti per alimenti che rallentano lo sviluppo di microbi e svolgono funzioni antiossidanti. La legge prevede limiti massimi all'uso di solfiti, 150 mg nei vini rossi e 200 mg per litro nei vini bianchi, e quando un vino contiene un livello di solfiti superiore ai 10 mg per litro, l'indicazione contiene solfiti deve essere riprodotta in etichetta. Come si ottengono i vini con pochi solfiti? Allora, partiamo dal loro ruolo. Allora, i solfiti servono a contrastare la presenza di batteri e microrganismi dannosi. Quanto più è sano il vino durante la fase della vinificazione, tanto minore sarà l'esigenza di aggiungerne i solfiti. I vini convenzionali rappresentano per esclusione tutti i vini che non possono essere definiti biologici, biodinamici o naturali. Essendo i vini senza solfiti una categoria trasversale, potremmo anche avere vini convenzionali senza solfiti aggiunti. Di fatto, i vini convenzionali rappresentano la vasta maggioranza della produzione mondiale e prevedono l'utilizzo di tutte le tecniche di vinificazione e gli additivi consentiti dalla legge. Tra questi ultimi vi sono, senza dubbio, casi di sostanze o trattamenti consentiti che modificano il prodotto, ad esempio colla di pesce, gelatine, chips di legno per simulare l'invecchiamento in barrique, eccetera, eccetera. Ovviamente non si può assolutamente generalizzare e ci sono tanti bravi produttori che lavorano con serietà anche tra quelli convenzionali. Tuttavia, è palese che l'approccio utilizzato si discosta enormemente rispetto alle categorie dei vini biologici, biodinamici e naturali.